Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi vorrei darvi qualche consiglio su tutti i parametri da valutare quando decidiamo di cambiare camera o acquistarne una nuova. La prima cosa alla quale dobbiamo pensare, naturalmente ragazzi, è il budget. È chiaro che se abbiamo a disposizione una determinata cifra, non possiamo pensare di prendere una determinata macchina. Molto importante poi l'utilizzo che vogliamo fare di questa macchina. Ci serve per fare foto? Ci serve per far video, ci serve per fare un po' tutte e due le cose. Fondamentale anche la risoluzione, ragazzi. Dobbiamo pensare ad esempio se il 4K può fare o no al caso nostro. È essenziale per quello che vogliamo fare oppure possiamo farne a meno andando per cui a risparmiare qualcosa? L'autofocus poi è fondamentale per il lavoro che andremo a fare oppure potremmo lavorare anche in manuale? Se ad esempio dobbiamo fare per lo più cortometraggi è chiaro che adopereremo di più il fuoco manuale. Viceversa, se abbiamo delle situazioni nelle quali ci serve una messa a fuoco rapida e immediata, opteremo per un buon autofocus, magari per una Sony. E ancora, la resa in condizioni di scarsa illuminazione. Ho bisogno di una macchina che sia performante in condizioni di scarsa illuminazione? Oppure so che mi troverò sempre a utilizzarla in buone condizioni di luce? Oppure so di avere una buona attrezzatura per quanto riguarda le luci che mi consenta di avere sempre i giusti livelli di illuminazione? Dobbiamo valutare anche poi il dynamic range della camera che vogliamo acquistare, ovvero la massima differenza tra ombre e luci che un sensore di una macchina è in grado di riuscire a riprodurre. Il range dinamico dei sensori digitali ormai al giorno d'oggi è equivalente a quello della pellicola, ovvero 15 stop, e qualche macchina si sta spingendo anche oltre. Bisogna valutare poi anche le dimensioni del sensore, e non è detto che un sensore full frame sia sempre da preferire in qualsiasi caso, anzi, tutt'altro. Anche perché, ad esempio, per quanto riguarda il campo video, un sensore full frame 24x36 mm non è mai stato lo standard in cinematografia. Lo è piuttosto il Super 35 mm, un formato molto più vicino alla PSC che al full frame, e che non è poi così tanto più grande di un sensore 4 terzi. Dobbiamo dare uno sguardo, ragazzi, anche agli FPS, ovvero a quanti fotogrammi al secondo è in grado di girare la nostra camera, per capire se saremo in grado o meno di fare gli slow motion con determinate risoluzioni. Magari una camera ti fa i 60 fps in 1080, ma non te li fa in 4K. In 4K magari ti fa solo 30 fotogrammi al secondo, però magari lo slow motion non è una cosa della quale abbiate una estrema necessità. Importante, come ho accennato poco fa, anche le riprese in scarsa illuminazione, quindi la capacità della sensibilità ISO della camera. Ormai riusciamo ad arrivare a 2000-3200 ISO senza quasi avere rumore digitale nelle riprese. Inoltre bisogna ricordare che ogni volta che si cambiano gli ISO cambia anche il range dinamico. Più si alzano gli ISO, più vengono preservati i dettagli delle alte luci. Dobbiamo dare un'occhiata anche a che formati di registrazione sono disponibili sulla nostra camera. L'ideale sarebbe una camera che avesse tra i formati disponibili di registrazione quei formati con una leggera compressione, come ad esempio il ProRes o il DNX HD, meglio anche se in RAW. Sarebbe interessante poi sapere anche se siano o meno disponibili tutta una serie di funzioni che ci aiutano in fase di ripresa, come ad esempio il focus peaking, che ci permette di vedere sullo schermo le zone che sono a fuoco nell'immagine, oppure lo zebra pattern, che è una funzionalità mediante la quale possiamo attivare o disattivare una visualizzazione a strisce bianco e nera, per questo viene chiamato zebra, nelle zone che rischiano di bruciare, nelle zone più illuminate della scena, e i livelli di luminosità in base al quale si attiva la funzione possiamo sceglierli noi, tra l'altro. Io spesso e volentieri lascio il livello a un circa 90%, per cui so che quando vedo comparire i motivi a zebra ho ancora un po' di spazio, ho ancora i false color, i falsi colori. Funzione che colora l'immagine con dei colori corrispondenti alla scala IRE, che misurano la luminosità. Troppo blu indica una sottoesposizione, troppo rosso una sovraesposizione. Diamo anche un'occhiata, ragazzi, su che tipi di schede di memoria la nostra camera va a salvare i file, perché è chiaro che video di qualità richiedono schede di memoria con performance elevate, e le schede di memoria performanti, lo saprete, sono costose. Si va dalle classiche SD e micro SD fino alle più recenti CF Express, fino ad arrivare agli SSD. Dobbiamo vedere anche alle performance della batteria, ragazzi, perché per esempio la Panasonic ha una
resa della batteria eccezionale, mentre invece la Sony da quel punto di vista mi ricordo la prima volta che ho utilizzato una Sony per fare un video, ho guardato il livello della batteria che ha fatto in questo senso. Se siete soliti riprendere, che ne so, congressi, eventi o fare interviste, comunque impostazioni, che ne so, al chiuso dove avete una presa di corrente bella comoda, per esempio io adesso sto utilizzando quello del quale vorrei accennare, ovvero una dummy battery. È una batteria, una finta batteria di plastica che si infila, aspetta così, si infila nel vano della batteria della camera e tramite un cavo, naturalmente all'interno ci sono i contatti in questa finta batteria di plastica, e con un cavo possiamo collegarci alla corrente, così non dobbiamo pensare ai livelli della batteria. Molto importante, ragazzi, anche valutare quante ottiche ci sono disponibili per la camera che vogliamo acquistare. Va anche detto che ormai case come la Sigma e la Tamron producono ottiche per Sony, Panasonic, eccetera eccetera, che hanno una buona qualità. In più stanno spopolando gli adattatori per utilizzare ottiche con un determinato attacco su una camera con un attacco diverso, il che in ambito video offre infinite possibilità, soprattutto nel mercato delle ottiche vintage. Io stesso ora non ce l'ho sotto mano, ma nel corso degli anni tanti parenti mi hanno regalato ottiche vecchissime, e ultimamente sfruttando questi adattatori sto riscoprendo queste lenti. Infine, ultimo aspetto, ma non per questo meno importante, anzi molto importante anche questo, l'audio. Qualora decidessimo di registrare l'audio direttamente in camera, dovremo verificare la presenza eventuale di ingressi XLR, altrimenti sarebbe buona cosa optare per un registratore esterno, e al contempo verificare la presenza dell'alimentazione Phantom, una corrente a 48 volts che viaggia attraverso il cavo XLR che va a alimentare il microfono. Inoltre bisogna sempre verificare la possibilità di regolare manualmente il volume d'ingresso, onde evitare che l'audio clippi o che sia troppo basso. Naturalmente. Infine, per me una cosa molto importante, la presenza o meno dell'uscita per le cuffie. Per cui, ragazzi, questi secondo me sono alcuni degli aspetti principali da valutare quando dobbiamo acquistare una camera o una camera per fare video. Se il video vi è piaciuto, come sempre, ragazzi, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale attivando la campanella per ricevere una notifica ogni qualvolta pubblicherò un nuovo video. A me non resta altro che ringraziarvi della visione e darvi appuntamento ai prossimi video. Ciao a tutti!